Ciao a tutti e bentornati ad un nuovo episodio della serie Livorno State of Mind. Allora, velocemente, iniziamo questo quarto di finale, il ritorno in questo quarto di finale Champions League contro Roma. Per chi non lo sapesse, per chi non se lo ricordasse, all'andata finì 1-0 per la Roma, quindi siamo diciamo obbligati, per almeno riequilibrare le cose, a fare un gol e non prenderne altri. Nel frattempo sto guardando un po' la condizione dei giocatori e vedo che non è messa, diciamo, non è messa bene in generale, però non siamo nemmeno messi così male, a parte lui, a parte forse Angelino. E niente, fatto questo scambio sbagliato come sempre, iniziamo. Sotto la pioggia, come di consuetudine notturna in Champions League, battono il calcio, inizio loro. E dai, ragazzi, cerchiamo di passare anche stavolta. Attenzione! Mamma mia! La Roma dopo neanche 5 minuti rischia di andare in vantaggio. E va Vakla, vai! Dio buono di Janascio. Boh, l'ha levata all'ultimo, eh. E vai Kelechi! Dio buono! Dai che non è ancora finita! Mettila a modo, Bilal! Anzi, accentrati come sempre e tira! Tira! Bilal! Autosic! Salta le gambe addirittura al portiere, come da solito, scarta qualche giocatore e poi la inzacca dentro. 1-0. Attenzione! Cazzo, 1-1. Però bisogna anche dire che per nostra, tra virgolette, fortuna, se dovessimo fare un gol noi e poi la partita dovesse terminare 2-1 per noi, passeremo noi grazie a quello in trasferta. Quindi diciamo che siamo un pochino più in difficoltà, ma niente di che, spero almeno. E vai Verratti! Eccola lì! Neanche il tempo di finire di parlare. 2-1 e siamo in vantaggio noi. E andiamo di Marchino Verratti. Subito sistema le cose. E vai Memphis! Memphis! Depay! Mamma mia che primo tempo, ragazzi! 3 gol! 3 tiri! 3 gol, incredibilmente! E andiamoli! Dai che abbiamo ribaltato bene bene la situazione! E ora cerchiamo di non fare cazzate, eh! Attenzione! Leviamo palla a Gervinho, Maremma cane! Ecco! Chi è? Chi ha lui? No, fatemi vedere. Arslan. Vabbè, 3-2, Maremma cane. E vai Memphis! Dio buono, Dio. Peccato. Poteva fare doppietta e poteva portarci sul 4-2. Finisce così il primo tempo. Sicuramente un primo tempo veramente elettrizzante, perché cioè ci sono stati 5 gol in totale. E cosa dire? Bene dal punto di vista offensivo, perché riusciamo veramente a renderci pericolosi, addirittura a fare gol, ne abbiamo fatti appunto 3. Però male dal punto di vista difensivo, perché ne abbiamo presi 2 e bisognerebbe stare un po' più attenti. Comunque andiamo a fare il secondo tempo e guardiamo un po' come finirà questa partita. E vai Verratti! Maremma cane, ho sbagliato a girarmi. Devo eventualmente fare qualcos'altro di destro, però. Che sinistro è un mezzo piede. Cambio. Allora, datevi, mamma mia signora, la Cerny come sempre si toglie perché è il primo che scoppia tutte le volte in resistenza. Poi si lava Verratti, si mette Djordjevic e poi si sposta. E poi ma facciamo così. Vai, mettiamo Ballon e poi spostiamo quell'arti 2. Vai. Bella roba di Djordjevic, di prepotenza. Maremma cane. Bella roba, vai che l'hanno fatta. E vai Filippino, ora non sbagliare. Invece sì. Che cazzo, se si poteva aiutare. O quasi, via. Bella roba, vai che lescione. Nulla.
E andiamoci! E passiamo anche stavolta! Due volte siamo stati all'andata in svantaggio, ovvero mi riferisco anche alla partita col Chelsea, ovvero l'ottavo di finale. Però poi alla fine siamo stati in grado di ribaltare la situazione e passare il turno. E andiamoci! Chiaramente mi esalto, però più a regola, più andiamo avanti, più incontreremo, dovremo incontrare squadre più forti. Qui diciamo che mi esalto, ma allo stesso tempo rimango con i piedi per terra. Già qui, probabilmente, non so come è andata l'andata, però... Andata l'andata? Insomma, forse si becca il Bayern. Sì, infatti è passato il Bayern, poi che è passato? Il Paris Saint-Germain e il Manchester. E beh... Insomma... La Champions si fa più interessante e allo stesso tempo anche più difficile. Però per ora godiamoci questo passaggio del turno. Bravi ragazzi, e andiamo. Intanto, prima di iniziare la partita successiva, che è in campionato contro il Genoa, volevo farvi vedere che, come già dissi nel precedente video, la Champions è veramente redditizia. L'altra volta prendemmo 5 milioni, stavolta 6. Per ora in totale 11. E sono tanti soldi, solamente per passare un turno, secondo me, nel gioco. Comunque, come ho detto prima, iniziamo questa partita qua, giochiamo in casa col Genoa e cerchiamo di mantenere il primato, anche perché la Juve è lì sotto. Ce l'abbiamo fatta a riscavalcarla, anzi a scavalcarla, e adesso è meglio rimanerci. Insomma, detto questo, iniziamo. Allora, le maglie vanno bene così, quindi tanti giocatori non hanno recuperato, quindi mi toccherà fare qualche cambio. Allora, metto Djordjevic al posto di Dybala, metto Pereira subito al posto di Cerny, metto Baglion al posto di Depay, madonna mia, quante ambi. Poi metto Omladic, insomma lui, al posto di Castagne, metto Barelloide al posto di Verratti, e boh, iniziamo così, eventualmente poi faremo qualche cambio dopo. A riborda sotto l'acqua, battono il calcio inizio loro e iniziamo. Torniamo a pensare anche al campionato, anzi, pensiamo soprattutto al campionato. E vai Djordjevic, maremma cane, peccato di... E fa allora, maremma cane, ma chi ha preso? Dai! Ok che ero dietro, ma di... Addirittura rosso. Maremma cane, di Pangelino. Cioè, poi un terzino. Non è che abbiamo tanti ambili. Ci voleva. Con l'espulsione di Angelino si conclude anche il primo tempo. Si conclude così. Purtroppo questa espulsione non ci voleva. E purtroppo non riusciamo a... Tanto devo provare a fare così. A renderci veramente pericolosi davanti porta. Comunque, vado a fare qualche cambio. Levo Iheanacho e metto Dybala. E poi levo Barella e metto Verratti. Vai. E vai Dybala. Dio, buona lì Djordjevic. No, ti sei smoccolato prima di tirare. Maremma cane. Aio, meno male, vai, meno male hanno fatto una cosa che non ho capito nemmeno io. No, no, bravo Dragowski. Stavolta ha fatto la paratone, eh. E vai Baglion. Dai, che culo di... Finisce 0-0, non ci vuole sto pareggio. Però, essere onesti, per come saranno messe le osie, è il risultato più giusto. E ci è andato anche forse bene, perché comunque abbiamo giocato per tre quarti, perlomeno tre quinti più o meno, della partita in 10 per l'espulsione di Angelino. Ecco, la Juve ha vinto, stavo per dire. Speriamo la Juve non abbia fatto, cioè non abbia vinto, invece ha vinto. È andata così. Adesso, come credo avevate visto prima, giochiamo in TK il ritorno della semifinale. E per correttezza, siccome simulai, no? L'andata, che fra l'altro finì 2-1 per la Roma, simulo anche il ritorno. Vediamo se passeremo o no. Oh. Vediamo, Dai, facciamo un gollettino. Olè, vai Cerny. E teniamolo, Se dovesse finire così, in regola,
Passeremo noi. Attenzione 2-0. Che Rescione io 2-1 non ci voleva. Attenzione supplementari. Ma che ansia di. E andiamo di. Passiamo ai rigori. Bella. Devo dire che quest'anno, cioè in questa stagione lì, abbiamo giocato tante ripartite in Coppa Italia. No, nel senso proprio io, non ho giocato tante, tutte simulate. Vabbè. E adesso ritorniamo all'obiettivo principale, il campionato. Purtroppo la Juve prima ha vinto. Mancano 5 giornate. E niente. Adesso giochiamo contro il Palermo. Boh, speriamo bene, dai. Sicuramente c'è anche Fariasa, quindi secondo me è anche più difficile. Boh, vediamo un po' come andrà. Allora, le maglie, sì, dai, va bene così. Squadra, qualcuno ha recuperato, qualcuno no. Boh, leviamo Cerni, mettiamo come sempre Pereira. Stavolta leviamo, no, Hernandez rimane, perché non ce n'ho difensori centrali. C'ho lui, Brotoy e Ginga. Safò. Dai, vabbè, vai, facciamo così. Vai, e iniziamo. Un'altra volta sotto una clamorosa acqua. Battono il calcio d'inizio loro, per l'ennesima volta battono l'avversario. E iniziamo. Dai, bimbi, che purtroppo siamo tornati sotto. Bisogna cercare di tornare su. Attenzione, mamma mia. E vai che lescione. Maremma cane. E vai, è buonissima. E vai Paolino. Maremma cane. Però bisogna far go, fuori uno. Fuori il secondo e buttala dentro. Ma dai, oh bimbi. Che palle, non ci riesce a far go. E vai Marchino. Vai, nemmeno ora. Vorrei sapere quando è che si riuscirà a far go. Sempre se si farà, sai. Qui non si sa mai. Angolo brutto. Attenzione Gingan. In bocca. Io boh, non capisco come mai. Finisce sì il primo tempo 0-0, ma come credo abbiate visto. Anzi, avete visto. Ne vola entra una e non riusciamo a buttarne appunto dentro una. E diventa frustrante l'ose, perché secondo me alla fine ce lo buttano in dopo, nel senso. Se si fa con noi ce lo fanno loro. Speriamo di. Anzi, spero di sbagliarmi. Niente, vediamo come va il secondo tempo. È buona, lo farò! Eccolo lì! Finalmente! Memphis Depay! La blocca lui! Se Dio vuole! Oh, Karate Kid per lui! Finalmente, via! Al 50esimo riusciamo a fare il primo e spero di una serie di gol. E andiamone! Mamma mia! Super parate di Dragoschi! Ma ogni tanto fa delle parate assurde, Bravo Dragoschi! Cambio! No, guardatevi per favore la condizione dei giocatori. Allora, assolutamente da levare Dybala, metto Djordjevic. Da levare Verratti, metto Barelloide. E poi faccio questo lavoro qui. Levo Bilallone. Metto Ballon. Lo sposto CDC. E al posto di Bila all'esterno destro ci va Depay. Attenzione! Mamma mia Dragoschi. Cosa t'ha preso? Attenzione, l'hai visto! E va Bagliò! Bagliò! 2-0! E andiamo di partita! Quasi, anzi lo voglio dire, chiusa! Perché manca meno di 10 minuti, calcolandoci anche il recupero. Siamo in vantaggio di due gol. E andiamoli. E andiamoli. Siamo tornati a vincere il campionato. Ora bisogna vedere quanto ha fatto la Juve. Perché se la Juve dovesse aver perso o pareggiato, torneremo primi noi. Intanto bene così, per quanto ci riguarda. Poi bisogna vedere anche, diciamo, un po' di culo, no? Come va. Comunque, siamo arrivati qua. Penultima partita del video.
semifinale contro il Paris Saint-Germain. Io pensavo sinceramente di beccarmi il Monaco, no? Invece no, evidentemente hanno rifatto una certa sorta di sorteggio, a quanto pare. Niente, arriviamo a quella giornata lì e poi penseremo alla partita. Eccoci qua. Semifinale, anzi andata della semifinale di Champions League. Giochiamo, come avete visto e come ho detto prima, contro il Paris Saint-Germain. La squadra non è in formissima, però non è nemmeno messa in maniera disastrosa. Detto questo, no dai, ripiove, che palle, insomma. Iniziamo, giochiamo in casa. Vediamo un po' se il risultato, no, dell'andata può essere diverso da quello visto nelle precedenti due partite di Champions League, ovvero quando si giocò l'andata contro il Chelsea e l'andata contro la Roma, partite che finirono con due sconfitte per noi. Insomma, iniziamo, dai. Vabbè, notturna come sempre, battono per l'ennesima volta il carcere di inizio, l'avversario, io non ancora capisco come mai, vabbè. Insomma, detto questo, dai ragazzi, crediamoci. Attenzione, Dragoschi vola. Vai! Non ci credo, non ci credo. Però di che effettivamente Janosch non è che avesse fatto quel grande tiro, soprattutto di potenza. Ma del cazzo, anche se non è proprio il piede ideale, ma vacci di sinistro. Che è il tuo di piede. Mamma mia, signore, che tiri cerni. E vai Marchino in bocca. Maremma canede. E questo è rigore. E questo è rigore. E dai, dai, cerchiamo di far gol. Dai, che così finisce anche il primo tempo. Attenzione Dybala. Non ci voglio rete. Ma dai, ma cosa c'è per davvero, eh? Finisce 0-0 il primo tempo. Ma almeno un gol credo che ce lo meritavamo, per quanto creato. Calcolando che, ragazzi, è una semifinale Champions e la nostra è, secondo me, una buona squadra, ma in confronto al Paris Saint-Germain credo che siamo almeno sulla carta inferiori. Quindi se si va a considerare il tutto, credo che un gol ce lo meritavamo alla grande. Vabbè, iniziamo il secondo tempo e guardiamo se le sorti saranno diverse. No! Non ci voglio rede. Ma dai. Lewandowski. 1-0 Paris Saint-Germain. Certo di prendere il gol così per una di zotta. Mi spiace e fa gira coglioni. Almeno a me. Vabbè, dai, ancora lunga, può succedere di tutto. Attenzione, da... gol e fuori gioco. Ah, è fuori gioco. No, sto rimasto un attimo bloccato perché volevo sapere, anzi vorrei sapere tuttora dove cazzo era andato Dragoschi. No, 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 no. Mamma mia, Dragoschi. Che parata. Niente, purtroppo non abbiamo creato quanto in realtà abbiamo fatto nel primo tempo. Niente, addirittura non siamo nemmeno riusciti, magari, non so, di riequilibrare la partita con un gol, andandola magari a pareggiare, niente. Diciamo che a me personalmente rimane parecchio l'amaro, diciamo, sì, l'amaro in bocca, perché anche se, come vedete dalle statistiche, non è che abbiamo fatto chissà cosa, però almeno una delle tante occasioni create nel primo tempo, soprattutto su quella dei rigori, secondo me un gol lo potevamo fare e ce lo meritavamo, e quindi mi rimane un po' da mare in bocca. Però, come vedete anche dalle statistiche, non è che Paris Saint-Germain abbia fatto chissà cosa, eh? Nel senso, non è che ci abbiamo preso a pallonate. La partita è equilibrata, sicuramente, questo ve lo assicuro, ce la giocheremo sino all'ultimo laggiù al ritorno. Comunque, attenzione, parlando del campionato, che come dico sempre rimane l'obiettivo principale. Guardate la classifica. La Juve mi pare fosse a 69 nella partita precedente, a quanto pare ha pareggiato e si è fatta scavalcare un'altra volta da noi, che adesso siamo un'altra volta primi e guardiamo per favore di rimanerci, e addirittura dal Milan.
Comunque ormai credo che, diciamo, lo scudetto ce lo giochiamo noi tre, ovvero noi, il Milan e la Juventus. Mancano 4 partite, siamo agli sgoccioli. Guardiamo come andrà a finire. Intanto, detto questo, avviamoci verso l'ultima partita del video, ovvero la quinta, che appunto ci vede giocare laggiù a Cagliari contro il Cagliari. Allora, andiamo un po'. Ok, così con le maglie, condizione fisica, un po' un disastro. Però io direi di... No, fare così. Ballone a posto dei pai. Poi Djordjevic al posto di Anacho, Pereira al posto di Cerny e Omladic al posto di Angelino. Vai, iniziamo così. Poi eventualmente faremo dei cambi dopo. Non piove, incredibile. Però il calcio inizia, ormai ci faccio caso e è una cazzata, però lo voglio di uguale. Lo battono sempre l'avversario, in questo caso il Cagliari. E niente, detto questo, iniziamo. Dai, bimbi. Attenzione! Mamma mia, non è ancora finita. Levane. Bravo. E tira! Maremma canide. Perché ho voluto tirare così, non lo so nemmeno io. Bella roba, e non va in terra Dybala! E ora tira! Ma dai! E tira Marchino! Boia, scoppiata la testa del difensore. Insomma, con questo tiro qua di Verratti si conclude il primo tempo. Primo tempo che, anche se le occasioni, soprattutto periolose, non ce ne sono state molte, vi posso garantire comunque una partita simpatica. Resta di fatto che ora sto guardando un po' la condizione del giocatore e vedo che Verratti è stanchino, quindi se la Verratti si mette Barelloide, vai. Poi per il resto, ma le mamma che castagne, mettiamo lui, vai così. E va Barellino, mamma mia, stava per far gol dell'ex. E vai Filippo, no, vai. Eccolo lì, ballo. No, però me è rimasta, diciamo, la tristezza, la delusione per non quasi gol di Djordjevic. Perché se non è basta facilmente la gamba, infatti. Vabbè, resta rifatto. Gol di Baglio, 1-0. La sblocca lui. Sì, ormai l'esultanza è andata a farsi fottere. È andata, mi dispiace. 1-0 comunque, ballo. E va Barellino, Niccolò Barella, 2-0. Il gol dell'ex, non l'ha fatto prima, ma lo fa adesso. E andiamo, via, va bene. E ora un bel cambio, vai. Si fa riposare di Balino, vai bello, esci. Non so se mette Anacho o mette, non so, Depay, no, mette Anacho, vai. Vai. Attenzione, come mai siamo scoperti dietro? Meno male l'ha presa da Rogoschi, vai. Tra l'altro di scivolata. E vai Baglion! E guarda che lescione! No. Non ci credo. L'ha presa il portiere, mi auguro. Non ci voglio credere. Cosa ha sbagliato? Attenzione, attenzione! Che cazzo però! Ma un pieno d'occhio! Si vince! Siamo sbilanciati! Siamo più in attacco che in difesa. E poi giustamente si prende gol. Ora lo vedi. 10 minuti, anzi, metti 15 minuti, vai con recupero di sofferenza. E vai Filippino! Boom! Niente! Potevamo veramente chiuderla, invece no. Di poco fuori. Lo faremo ora? Anzi, lo farai, caro Kelici? Vai! Mamma mia! 3-1, la butta da dentro, ma mamma mia! Lo stavo per risbagliare! Chiusa! Aletti, che ti vecchia esultanza! 3 tifosi saranno di Livorno. No, davvero, bimbi. Io nulla, non è cambiato niente, nemmeno un. Niente. Vabbè. Chi se ne frega? Alla fine l'importante è essere in vantaggio. Finisce proprio con il gol di Kelici. 3-1. Un'altra vittoria.
Ora fatemi vedere per curtare gli altri risultati. Vabbè, vittoria meritata, eh? Guardate anche le statistiche. C'è qualcuno lì? Oh, no. No, il Milan e la Juve non hanno ancora giocato. Allora ragazzi, la situazione in classifica è questa. La Juve e il Milan, che prima non avevano giocato, hanno giocato e rispettivamente hanno fatto 3 punti la Juve, ovvero ha vinto, e il Milan credo abbia perso, perché era 71 a noi. Quindi diciamo che torna un'altra volta la lotta fra noi due, ovvero fra noi e la Juve. E niente ragazzi, mancano 3 giornate alla fine. Come ho detto prima, siamo agli sgoccioli. Quindi a seconda di come andranno le cose, nel prossimo video scopriremo insieme se riusciremo o meno a vincere il campionato. E niente, quindi arriviamo alle conclusioni. Fatemi più correttezza, arriva alla partita, il giorno della partita. Ok, arriviamo alle conclusioni. Allora, come sempre, vi ringrazio per la visualizzazione. E poi vi ricordo di mettere barra fare se volete queste 3 cose. Ovvero, mettete un bel mi piace al video, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale, perché così facendo rimarrete aggiornati su tutti i video che caricherò, ma soprattutto su quelli inerenti a questa serie qua, ovvero Livorno State of Mind. Ragazzi, niente, spero che anche voi abbiate voglia di sapere come andrà a finire, no? Questo ritorno della semifinale Champions. Io sinceramente ho le smanie, quindi vedo di iniziare questa partita qua. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!